ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui nella Road to Diamonds. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo completato diciamo tutte le mura, abbiamo completato tutte le mura, sì, abbiamo fatto il contorno con questo legno di quercia scura, ovvero questo qua, scani legno di quercia scura, in modo tale che dà questo effetto figo di disegno alla casa, non lo so, a me piace. Poi un'altra cosa che dobbiamo fare, io mi sono già preparato, è prendere gli arboscelli, quegli arboscelli di acacio, e ho fatto pure un pochettino di farina d'ossa. Allora, adesso li andremo a piantare brutalmente, tipo uno qui, uno qui, uno qui, sì, giusto per piantarli a caso, in modo tale che ora li facciamo crescere. Però aspettate un attimino, allora io prendo un pochettino di questa terra, tanto non è un problema, ok, tanto diciamo che se dovevo spianare, ecco, mi porta avanti. Prendiamo un pochettino di questa terra, guardate qui. Qui vi ricordo che qualche episodio fa è esploso un creeper, siccome a me danno fastidio i buchi, almeno questo genere di buchi inteso su Minecraft, altri generi di buchi anzi, cioè, benvengono, nel senso, cioè, fanno bene, aiutano pure, cioè aiutano, cioè fanno bene, cazzo, sono ricchi di potassio, non è vero niente, però vabbè sti cazzi, no, prendete un pochettino di terra, ok, che prendete, cioè non è che sto facendo il tutorial, come si chiudono i pertugi su Minecraft, Peppo tutorial, mamma mia, i grandi tutorial visti e rivisti su tutta YouTube. Oh, ma seriamente posso, cioè, che barbabietola, ok. Questa parte non ve la taglio perché tanto è divertentissima. E ti pareva che mi mancava un altro blocco. Io levo terra per mettere terra. Bravo Pepo. Siccome abbiamo della farina d'ossa, per il momento facciamo crescere gli alberi. Vabbè, mi è cresciuto l'albero più storto di tutta Stortilandia. Allora, andiamoci a craftare un'ascia di ferro, in modo tale che così siamo più veloci a buttare giù questi alberi. Ora, perché sto facendo la legna di acacia? Semplicemente, 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, perfetto. Me ne faccio 2 di ascia, una volta che ho 4 sticchietti. Ok, fatto. Perché sto facendo legna di acacia, ragazzi? Perché mi serve absolutely questa legna arancione, perché ho pensato di fare le staccionate di tutto l'orto, con le staccionate tutte quelle esterne arancioni. Credetemi, sono abbastanza una figata, sono abbastanza fighi a vedersi, quindi ok, per il momento ora ci abbiamo pure tutti sti alberi che poi li ripianteremo, così non saremo costretti a sciupare tutta la farina d'ossa. E come vedete, diciamo, quello che dobbiamo fare adesso è proprio questo, nel senso prendere... È finito? Tutto qua? C'è quattro pezzi di albero? Finito? Madonna mia, come si è sprecato! Allora, abbiamoci... No, il cibo lo mettiamo qua, abbiamo gli scalini e mettiamo l'alberello. Ah, ok, qui ne è caduto un altro. Questo qua è il buco di una miniera, vero? Non è vero niente, è il buco di un altro creeper. E mo adesso dobbiamo tappare pure quello. Eccoci qua. Bello chiuso, fatto. Allora, prendiamo tutti questi alberelli. Questo qua, questo episodio, ragazzi, lo intitoleremo legna arancione. Così, proprio a caso. Perché dobbiamo farne un bello poco, un bello pacchettino. Aio, uè, ci serve la legna arancione. Arancio come l'arancio. Allora, prossimamente mi serviranno anche le pelli di mucca, ovvero il cuoio. Perché guardate qua. Ah no, ma sapete che vi dico? Forse ce l'abbiamo. Guardate qua. Allora, perché vi dico questo? Perché qua allora, questa cosa non so quando la faremo, e quando ci avrò voglia di costruire, anche perché ci vorranno un bel po' di episodi. Vediamo, allora vi ricordo che lì, ok, in quel punto lì ci andrà il Pepo de Janeiro, ok? Quando ci avrò voglia di intanto sostituire questi cartelli che nello scorso episodio avevo detto che l'avrei fatto off camera, sì, me ne sono scordato. Allora, il Pepo de Janeiro, quando lo andremo a costruire in quella montagna,
sarebbe figo se qua, e mentre il cane che abbaia, ma lasciate perdere, tranquillo, è normale. Qua volevo farci una finestra figa, appunto, che ci fa vedere il Pepo de Janeiro. E credetemi, verrà una figata immonda. Allora, nel frattempo, che dovevo fare? Allora, ci serve la legna arancione. Quindi buttiamo giù gli alberi. Vabbè, a sto punto, questa farina d'ossa che ci abbiamo, a sto punto la usiamo. Oh, guarda qui che bell'alberello che ci è cresciuto. Bello di papà. Fatti buttare giù. Ok. Così, tutta questa parte, ragazzi, ve la film, anche perché così, diciamo che è doppia cosa, no? Ah, comunque ho letto i commenti sotto allo scorso video. Anzi, a proposito dello scorso video, il video di ieri l'ho uppato intorno alle 8:30, 9 di sera, quindi intorno alle 20:30, 21, no? Quindi magari molti di voi se lo sono perso, perché in questo momento quel video c'ha tipo 10.000 visual, 9.200, adesso una cosa del genere. Mentre l'episodio precedente, quindi l'episodio 31... Sì, quindi l'episodio due volte quello precedente a questo. Bau! Sì, io gli ho parlato, gli ho detto non abbaiare perché sennò gli iscritti si incacchiano. Appunto, vi stavo dicendo, due episodi fa, che ho caricato invece quell'episodio intorno alle 2:30 circa, 2:30, 3, gliel'ho caricato ieri. Infatti ieri doppio episodio della Road. L'avete visto, c'è il doppio delle persone. Quindi, appunto, vi ripeto, se ve lo siete perso, ragazzi, ricordatevi sempre che qui sotto in descrizione troverete il link dell'episodio precedente e l'episodio successivo. Quindi, cacabubù, allora guardate quanto con quanto quarzo siamo rimasti. 3 stack, ma neanche 3 stack, 2 stack a 53. E il quarzo ci servirà ancora per ultimare la stanza del Nether, perché ancora non l'ho fatta. Vi chiedo venia di questo, ma prossimamente, ragazzi, faremo anche... Ditemi se lo volete vedere o se magari lo volete che lo facessi, che lo faccio off camera, che lo facessi. Ma bene, invece scendiamo giù, vediamo a che punto sta la cosa del Nether. Ok, no, sta ancora come era prima. Una cagata pazzesca. Bellissimo. E diventerà una figata immonda. Allora, saliamo. Ho deciso di utilizzare questa legna arancione per il semplice fatto che io personalmente non l'ho mai usata, nel senso che io sono più per la legna bianca o la legna scura, mi piace tantissimo, vabbè, oramai lo sapete, cioè, ci ho fatto tutta la casa di legna scura, e mi piace il contrasto che fa legna chiara con legno scuro, quindi ho sempre usato quello. Ho provato a usare appunto quest'altro tipo di legna e devo dire, ragazzi, che all'esterno ci sta davvero davvero bene. Più che altro è anche giusto per variare un attimino con i materiali. La pianta mi è cresciuto accanto. Salve signor albero, lei che cresce così senza che nessuno le dice niente, grandissimo. Ok, perfetto. Poi vabbè, queste chiome cadranno. Okay. Salve signor creeper, lei non manca mai, lei è un birbantone. Si levi però dal Caucaso, Ok, orto, dammi l'esperienza. Ragazzi, abbiamo 32 livelli. Bah. Vabbè, no, non incentreremo niente. Allora, che cosa potremmo incentare? Mi dovrei fare le... cominciare a fare tipo l'armatura di diamante e cose varie. Allora, guardiamo un attimino la cesta del Road to Diamond. Abbiamo due blocchi di diamante, ne rimangono 25. Quindi, ok, ovviamente il Minecraft devo scattare. Allora, facciamo una bella cosa, portiamoci avanti. Allora, qui mi sa che, sì, lo devo lasciare bianco. Ok, leviamo queste staccionate di quercia normale, perché non saranno queste quelle che dovranno stare qua. Ok, ma ci andranno quelle, cioè le altre, ci andranno le altre. Ok. Come prima cosa ci servirà tanta legna scura e tanta legna chiara. Ok, prendiamo tutto quello che abbiamo. Abbiamo pure due scalini di questi, perfetto. Così cambiamo questi qua. Allora, ragazzi, la mia intenzione era di fare l'orto qui. Adesso vi farò vedere. Uno e dos. Allora, utilizziamo questa qua per craftarci le... Ok, facciamo sì tutto dai ste passere. Allora, facciamoci un pochettino di sticchietto, poi facciamo tac tac, perfetto, bravo Pepo, tac tac, perfetto, altri 4. Ok, perfetto, abbiamo uno stack a voglia, perfetto, di staccionate da caccia che piazzeremo qui. Levati, sì, lo so ragazzi, ciò lascia però patate. Allora, mi sa che è arrivato il momento di inserire il cartello lì.
Ok, allora ragazzi, piccolo problemino. Stavo cercando appunto il nome di questo ragazzo, però sfortunatamente diciamo che i messaggi di Facebook, come dire, hanno questo bellissimo difetto che si sovrastano l'uno con l'altro. E cazzarola ragazzi, c'ho più di 400 messaggi sopra e avendo risposto a quasi tutti quelli che mi hanno scritto, e mi spiace tantissimo, ho perso il nome di questo ragazzo. Quindi il cartello lo farò magari nei prossimi episodi. Un piccolo favore mi devi fare. Allora, gli screen sono questi che adesso vedrete qui a schermo. C'è uno zombie, salve. Allora, questo ragazzo mi ha fatto questa tipologia di orto che mi ha fatto venire una bellissima idea su come realizzare l'orto. Non lo farò identico, però appunto è grazie a lui se mi è venuta appunto l'idea di sul come farlo. Allora, ripiazziamo questa canna da zucchero, perché tanto ora come ora mettiamole nella ghiera, non va, vabbè, sti cazzi, devo mangiare. Quindi automaticamente questo ragazzo finirà nella bacheca dei consigli. Mi ricordati di iscrivermi sulla pagina Facebook, che è mettere il tuo nick o il tuo nome e cognome qui nella bacheca. E ricorda l'importante, non te lo scordare. Tipo io, se questo ragazzo non mi segue più, tipo mi ha dato il consiglio e è sparito. Allora, comunque, ok, dobbiamo fare questa bella cosa. Allora, utilizziamo la legna di quercia scura per fare il contorno a questa cosa, no? Ok, facciamo così. Ok, perfetto. E usiamo la legna arancia. Guardate qua che ci sta una figata. Poi, arrivati qua, questa parte non mi piace più, perché l'entrata è davvero brutta. Quindi guardate qua che cosa ha pensato il vostro carissimo amico Pepo. Allora, questa parte è tutta da levare, tutta da levare, tutta da levare. Ok, poi ci andremo a mettere l'acqua. Andiamo a prendere le foglie. Dove stanno? Le ho messe tipo in una chest. Eccole qua. Leviamo la terra, ok. E guardate qua cosa vi faccio adesso. Guardate qui, allora prendiamo staccionate. Ok, le mettiamo, beh, qui al posto del cibo, tanto per il momento siamo a posto. Ne mettiamo una qua. E mi serve la terra. Eccola qui, leviamo l'ascia, per il momento non ci serve. Allora mettiamo terra qua, terra qua, terra qua. E terra qui. Sì, vabbè, mi sono levato l'ascia perché sono furbissimo io. E guardate qua ragazzi, facciamo uno, dos, uno, dos. Ah, non laggare Minecraft. Uno. Perfetto. No, ho sbagliato. Vabbè, facciamo così ragazzi, tanto anche se... Oh, salve signor Enderman, che ci fa lei lì, eh? Che carino lui. E facciamo questo bellissimo portale, che ci sta una figata. Poi facciamo così, perfetto. E tac. Guardate qua che figata. E abbiamo il portale che ci porta all'albero di Calcutta, no? Che sono bellissimi gli alberi di Calcutta. Allora, abbiamo un bellissimo secchio d'acqua, tipo che non me lo ricordo mai nella vita. Allora, qua bisogna fare così, guardate come. Yes! E idem qua, perché adesso qua farò una figata di entrata, che... dopo la facciamo, per il momento pensiamo all'entrata dell'orto. Allora, qui facciamo una cosa del genere e anche qui facciamo poi una cosa del genere, ovvero tipo qui. Perfetto, ok, idem qui, perfetto. Vediamo? No, non è vero niente, ho sbagliato, è qui, è qui. Perfetto, sì, il signor Pepo che fa minchiate. Piazziamo tutto qua, ok, eccolo là. Leviamo qua. Continuiamo con questa legna. Ok, che l'ho finita. Nope. Ok, ne prendiamo uno stack soltanto, perché altrimenti mi riempio l'inventario di sta legna e per il momento ce l'ho pieno. Vabbè, come sempre, che non stupiamoci di questo. E facciamo così. Perfetto. Ok, dovrebbe essere così. Allora, rompiamo qua con l'ascia. Ok, e mettiamo qua. Fatto. Questo qua lo posso anche levare. Ok. Mi serve il secchio. Eccolo qua. Così leviamo quel brutto... ok, leviamo questo brutto coso che l'abbiamo da là sotto. Perfetto, fatto. Aspetta, no, sento rumore d'acqua. Ok, si è chiuso, meno male. No, perché sennò picchiamo qualcuno. Ok, e chiudiamo qua. Così, perfetto. Adesso, ragazzi... qua sappiate che avevo in mente di fare un tipo un ponticello che mi portava là e idem qua, in modo tale che non devo star ogni volta a... come si dice? Non devo star ogni volta
a nuotare, che vi ricordate che avevo detto che l'avrei fatto? Perfetto, lo sto facendo. Ok, facciamoci dei bei ponticelli. Ok. Ok, perfetto. In modo tale che... Che è sto rumore? Ah, sono i mob che prendono fuoco e si spengono. Ecco che cazzo è sto rumore. Stai zitto, Leva, non vedi, sto lavorando, c'ho da fare. Vabbè, c'ho l'arco io. Stardo! Levati. Ok, morto. C'è un altro? Ok, no, va bene. E continuiamo questo bellissimo ponte. Guarda qua che bello, guarda qua che bello. Sì, bellissimo. Ok, fatto. E ovviamente dobbiamo fare anche il contorno con quello scuro. Cioè, se no che cacchio facciamo? Sì, magari la legna però la pensiamo decentemente, perché già questa ne abbiamo poca. Io la spreco pure. Guardate qua. Ok. Ok. Perfetto. Adesso continuerei. Sì, continuerei qua tranquillamente. Va più che bene. Ok. Si è levata la canna. Ah, vabbè, sì, perché se non c'è l'acqua vicino ovviamente si chiude. Cioè, si rompe la canna. Ok. Facciamo la stessa antica cosa da questo lato. Ok. Però mi sa che ho sbagliato, vero? No, non ho sbagliato, che cazzo sto dicendo? No, è giusto, è giusto, è giusto. Ok, e continuiamo, perdi! È bello, sì, tu proprio lì andavi. E finalmente, ragazzi, abbiamo un cazzo di ponticello che collega quella parte a questa. Ok. Bravo! Grazie, Sir Chip! Sono stato bravo? Porca troia, finalmente. Non me la devo fare più a nuoto. Adesso dobbiamo fare la stessa identica cosa qui. Minchia, però. Allora ragazzi, qua sappiate che ho sbagliato a usare la legna, perché dobbiamo usare la terra e poi capirete bene il perché. Ok, utilizziamo qua, facciamo così, leviamo. Anzi, meno male che me ne sono accorto adesso. Ok, ok, e adesso guardate qua che cosa faccio. 22 credo dovrebbero bastare. Posiamo qua, ok. Allora, no, prendiamo pure 2 di glowstone. Vabbè, 3 vanno più che bene, perfetto. Questa bacheca, ragazzi, sappiate che non ho preso... Cioè, come dire, l'ho inventata tutta semplicemente piazzando blocchi in creative e vedendo come cosa veniva fuori. Ok, qua leverò questo perché tanto mi sono reso conto che è inutile. Ok, dico il blocco d'erba perché tanto... Allora, facciamo così... No, ho sbagliato! No, cazzo. Lo sapevo che cadeva. Vabbè, dopo lo andiamo a riprendere. Ok, facciamo così. Ok. E stessa cosa sugli altri due lati. Ultimo blocco. Ok. E poi guardate qua. Allora, spacchiamo qua. E poi lo sostituiamo con la terra. Che... No, no, cacciarola. Ok, guardate qua. Guardate qua, guardate qua. Guardate qui che figata. Vabbè, per il momento c'è sta terra così, ragazzi, dategli il tempo di diventare verde e credetemi, diventerà davvero una figata. Qui per fortuna è attaccato, it's alright. E adesso dobbiamo fare... guardate qua, abbiamo staccionate arancioni, no, le vado a fare subito. Ok, solo 45 ce ne vengono, va bene, allora buttiamo un attimino sti semi e sta staccionata qua che non ci serve. Posso un attimino di robe e piazziamo le nuove staccionate. Guardate qua come avevo in mente di farlo. Allora qui facciamo 1 e 2 che ho sbagliato, facciamo 1 e 2 e guardate qua, faremo in modo che la bacheca, cioè tecnicamente non la si può raggiungere, e secondo me è una figata pazzesca. Guardate qua, noi entriamo qua, ovviamente qua diventerà tutto verde non appena l'erba ha voglia di espandersi. E qui ci danno tutti i nostri cartelli che leggeremo. Cioè, dove non potremo accedere, perché appunto c'è figo. Poi vabbè, abbiamo preso 2. Ok, facciamo stack e facciamo stack. Vi ricordo che abbiamo preso 3 di sti cosi e li mettiamo uno qua. Ok, e uno qua. Oh yes. Guardate, così da sopra si vede anche in modo figo, perché sono negli angoli, se vedete. Ci sta bene, ci sta bene. Allora, ma mi sa che forse li potrei anche mettere qua volendo. Ah, mi sono chiuso. Sì, li potrei anche mettere qua e mi sa che quello che farò, le metterò anche in questi angoli, così illuminano anche i cartelli. Ok, rompiamo, fatto. Questa qua sarà la bacheca dei consigli. E mettiamo caso, un giorno la finiremo. Credo che farò una scala tipo a chiocciola attorno a questa colonna e la continuerò magari sott'acqua. Non lo so, ma per il momento ci sono solo 3 cartelli, quindi tranzolli non c'è rischio. Ragazzi,
l'orto prende sempre più forma. Abbiamo, diciamo, per il momento questi sono episodi abbellitivi, episodi che devo fare. Ditemi se vi piace, se ve li registro, se li volete vedere, non lo so, perché secondo me comunque risulta una cosa carina. Qui ovviamente, e dico ovviamente, non ve lo sto neanche a dire che ci farò ovviamente la tettoia di foglie come fatta per di lì, perché credetemi, ci sta bene, è davvero figa. E veste il ponte in una maniera, cioè, strepitosa, perché vedete tutta sta colonnata di foglie molto lunga, tipo così, però più bassa, e ci sta davvero una figata. Detto questo, ragazzi, io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. E se volete finire anche voi nella bacheca, potete anche non scrivere nulla e mandarmi gli screen. Ricordo al ragazzo dell'orto, che ho fatto vedere gli screen, appunto, mi piace tantissimo come lui ha messo granella, perché ragazzi, a granella faremo proprio il podio, che sarà una figata. Facciamo una cosa, ragazzi. Allora, io non so entro quanto finirò l'orto, però se questo episodio raggiunge... Dai, facciamo, vi sfido. Se questo episodio raggiunge 8000 like... Nel mondo in creative l'ho già fatto, vi farò vedere come verrà granella, se no il tempo che finiamo qua lo vedrete comunque. Detto questo, nulla, ragazzi, ad un prossimo video, vi voglio bene, però prima di chiudere voglio completare appunto quell'angolo, perché mi urta da morire, proprio mi urta il midollo proprio a pelle, proprio non lo sopporto, proprio fastidio incredibile che mi dai. Dov'è? Qua, ok, fatto! Quindi nulla, ragazzi, ad un prossimo video, vi voglio bene e ciao ciao!